le letture serie. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un nuovo video sul Canada, sì, perché alla fine il mio canale parla di questo. E oggi farò un video sulle cose che mi mancano del Canada. Ormai sono tipo 4 mesi che sono in Italia. E ovviamente più tempo stai qua, più capisci cose. Io alla fine non è che io in Canada non ci torno più, torno tra tipo 2 settimane, però volevo fare questo video sia per parlare di cose che mi mancano del Canada, sia per farvi capire quante cose funzionano bene là. sì, ok, no, questa sembra cattiva. Allora, primissima cosa, che forse l'ho già detto, sono le strisce pedonali. Qua in Italia o aspetti tipo 65 anni prima che qualcuno si fermi e ti faccia passare, o ti butti in mezzo e muori, nel senso, cioè queste sono le soluzioni, perché mi è capitato tipo una persona su 100 che si fermasse e se ti butti tipo, cioè nel senso, se tu vedi la macchina che è abbastanza lontana e decidi di attraversare, questa qua ti suona pure, perché cioè no, non ci sono le strisce per loro. Qua la gente quando fa la patente sono tipo tutti bravissimi in autoscuola a fare gli esami, bla bla, poi hanno la patente e diventano dei cretini tutti quanti. Quindi questa cosa mi manca tantissimo. Cioè io addirittura in Grecia quando ero andata, la gente mi faceva passare addirittura dove non c'erano le strisce. Cioè io ogni tanto aspettavo, dico vabbè, se non c'è nessuno passo. Cioè la gente si trovava addirittura là e ero tipo wow. Altra cosa, siccome ho fatto lo scorso video sul brunch e sulle colazioni, mi manca tantissimo il brunch, sì. Il brunch, soprattutto il bacon e il burro d'arachidi, è una cosa che veramente mi manca tanto, 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 perché adesso dirò una cosa che forse mi farà odiare tantissimo da tutti voi, ma a me non piace la Nutella. Quindi io la Nutella non l'ho mai veramente mangiata per puro piacere, l'ho sempre mangiata perché boh, ogni tanto mi andava di mangiarla, ma se no a me non piace. Altra cosa sono le temperature normali. Allora, io so che scherzo sempre sul fatto che in Canada c'è solo l'inverno che altro, ma in realtà non è vero, nel senso che in Canada la cosa che manca è forse la primavera, perché non esiste veramente una primavera, non ci sono quelle mezze stagioni del cavolo dove non sai come vestirti, cioè tu hai comunque abbastanza freddo fino ad aprile, poi da aprile inizia un po' il calduccio e poi in estate delle temperature normali, che sì, sono temperature comunque da estate, solo che non c'è tutta questa umidità in Canada, quindi tu vivi un pochino meglio. Quindi questa è una cosa che mi manca tantissimo, perché vi giuro, io da aprile che sono tornata c'è solo caldo, 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 e io muoio e io odio il caldo, lo odio, lo detesto, preferisco avere 1000 inverni, ma no, no, il sole, il caldo, l'umidità, l'acqua, no, no, no. Altra cosa che mi manca è che su questo ho fatto un video quando ho parlato di andare a vivere da soli e appunto ritornarmene nel mio bel spazietto, nel mio appartamento, nelle mie cose, organizzare le mie cose, insomma fare tutte queste cose qua, perché sì, è qua appunto vivendo con una valigia, cioè nel senso vieni con dei vestiti, alcune cose ce l'hai là, alcune cose ce l'hai qua, insomma è un casino totale. Quindi questa è una cosa che mi manca tantissimo, il mio spazietto. Cosa che mi manca sono le persone, perché allora io so, l'ho già anche detto spesso in tanti video che ho fatto, che è vero che gli italiani sono molto più solari, sono molto più amichevoli al primo impatto, però in Canada le persone sono gentili in ogni situazione, cioè a me manca tantissimo quella gentilezza delle persone quando cammini per strada, quando vai al supermercato, te trovi qua che ti fanno passare, che aspetti, cioè insomma tutta questa cosa qua che in Italia non esiste. Infatti ogni tanto mi capitava che andavo con lui da qualche parte e magari, non so, dovevamo salire su un treno o dovevamo salire su un autobus, e gli dicevo sempre: in Italia devi smettere di fare il canadese, cioè se tu lasci passare 50 persone, quelle persone non è che ti daranno del gentile, ti daranno ok, bea, ciao, io passo avanti. No, quindi in Italia non fare il canadese, questa è una cosa che dicevo spesso, può sembrare una cosa stronza, però è vero che qua la gente non ti fa passare, qua ti mettono i piedi in testa, alle poste non rispettano le linee, dal medico non rispettano i turni, insomma tutto questo genere di cose che vi giuro no. La cosa che manca è la burocrazia che funziona, perché in Canada io non so se ho parlato mai di burocrazia in Canada, però per quanto ci ho avuto a che fare con la burocrazia, lì sono molto pignoli con la burocrazia, devi compilare le cose molto molto bene, se no rischi magari di perdere totalmente la tua domanda per qualsiasi cosa. Però se loro ti dicono che tu avrai questo documento tra 3 mesi, tu questo documento ce l'hai tra 3 mesi, non è che lo dicono per finta.
questa cosa che in Italia non esiste assolutamente. Cioè loro tipo ti dicono una cosa, poi ne fanno un'altra, come è successo a me con la cittadinanza. Io non vi dico neanche i casini che mi sono successi con la cittadinanza, perché la burocrazia qua non esiste. La cosa che manca, è che questa cosa l'avevo detto in 50.000 video probabilmente, è il fumo! Il fumo! La gente in Canada non mi fuma addosso! Non mi fuma addosso! La gente deve stare lontana dai luoghi pubblici se vuole fumare. Invece qua, ogni volta che vado a una fermata dell'autobus divento un arrosticino improvvisamente. Tipo i miei vestiti puzzano sempre di fumo. Cioè io non fumo, eppure i miei capelli, i miei vestiti puzzano sempre di fumo. Manco fosse una sigaretta ambulante. Un'altra cosa che mi manca è il pagamento con la mia carta. Qua... Io odio avere, da quando sono in Canada io non ho mai avuto tipo soldi in portafoglio. Io non tengo mai soldi in portafoglio perché a me non piace avere soldi con me contanti. Le uniche volte in cui avevo soldi contanti quando facevo la cameriera, perché mi davano le mance in contanti. Tutto qua. Se no io solitamente uso sempre la carta, anche per tipo un dollaro di caffè uso la carta. Quindi questa cosa mi manca tantissimo, perché io solo così riesco a star dietro alle cose che spendo. Mentre qua in Italia tipo ho 50 euro, poi dico... boh, dove sono i miei soldi? Ed è una cosa che io detesto tantissimo, perché sono anche una che non conserva più di tanto gli scontrini. Quindi, cioè, se vado sul mio conto bancario almeno dico: oh guarda, I was a little shit, I went to McDonald's. E quindi almeno so che ho comprato qualcosa. E invece in Italia ho soldi, poi li spendo e poi non capisco dove sono andati. Bene ragazzi, questo è tutto, ho fatto un video molto molto breve, se avete domande, se avete altre cose che magari mi sono dimenticata, perché adesso mi sono venute in mente solo queste, fatemelo sapere, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!